Ciò che sta accadendo in questi giorni su GTA Online è preoccupante non per la storia di per sé, ma per la reazione che stanno avendo tutti. Parliamone. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vorrei parlarvi di un nuovo fenomeno che sta avvenendo su GTA Online, in particolare le lotte tra le gang di alieni viola e verdi, o meglio verdi e viola perché è iniziato tutto dagli alieni verdi, ma andiamo per gradi. Queste gang, tra virgolette, queste crew, cosa sono? Sono semplicemente dei gruppi di giocatori che molto spesso si trovano completamente a random, o magari sono amici, o fanno parte di una crew su GTA Online e vanno in giro ad uccidere gli altri giocatori in modi un po' discutibili, come con la mazza da baseball, per dire. Cosa che non è molto efficace contro molti giocatori di GTA Online, ma contro tanti che magari credono di fare amicizia, sì. Di per sé questa cosa è anche divertente perché vedere dei giocatori vestiti da alieni, quindi dire oddio, ci stanno le gang di alieni su GTA Online che vanno in giro ad uccidere giocatori completamente a random, è divertente. Per quanto mi riguarda è divertente una cosa del genere. L'idea di per sé è divertente, però è stata applicata in un modo un po' discutibile. Ok, non c'è stata una vera e propria origine, l'origine è stata il web. Evidentemente qualcuno deve aver pubblicato un video in cui andava con altri amici, vestiti tutti da alieni ovviamente, a uccidere altri giocatori e da lì è partito il tutto. Di fatto è così che si è originata questa cosa, non si saprà mai il vero motivo da cui si è originata. Alcuni dicono per le storie degli UFO, degli alieni che ci sono nel mondo reale in questi giorni, bla bla bla. Non si saprà mai la vera origine, però al passo successivo, se così possiamo dire, è stato il web di per sé. Ripeto, di per sé è una cosa carina, è una cosa bella, perché su GTA Online non si vedevano novità da tanto. E il fatto che questa novità sia generata dalla community, si sia creata solo ed esclusivamente dalla community, senza un evento, ripeto, è molto figo secondo me. I giocatori che fanno queste cose vanno in gruppo, sì, quindi si danno abbastanza manforte per il fatto di essere in gruppo, ma nella maggior parte dei casi sono giocatori normali che non giocano tanto a GTA Online, quindi per forza di cose non sanno come giocare, ma è giusto perché uno che gioca magari tutti i giorni come me perché ci registra, ci fa i video, eccetera, eccetera, è ovvio che sa giocare molto meglio di queste persone. Quindi delle gang fatte effettivamente di persone che sanno giocare sarebbero più efficaci, perché alla fine se un gruppo di questi trova un tryhard o trova uno come me che non dico di essere il più forte del mondo, ma so giocare, uno che sa giocare, ovviamente possono essere in quanti vogliono, ci perdono. Un altro punto a sfavore è che è diventata una moda veramente ridicola. E ogni sessione ha almeno 3-4 giocatori vestiti da alieni, o verdi o viola. Ho parlato un sacco di volte sul mio canale del bullismo online, riguardo GTA Online, riguardo i commenti, riguardo gli haters, eccetera, eccetera. Parliamo però di nuovo, un'altra volta, del bullismo su GTA Online. C'è gente che sta scrivendo articoli su articoli dicendo che questi qua sono bulli. Ora. Ma come fai a dire che gente così rappresenta gruppi di bulli? Ma seriamente? C'è chi ha preso seriamente questa cosa? Ma regà, sono semplicemente giocatori, magari anche piccoli, magari bambini, che si mettono in gruppo a uccidere altri giocatori su GTA Online. Ma è normale, è una cosa normalissima su GTA Online che magari anche un gruppo di 10 persone vada a uccidere un singolo giocatore. Ma per quanto sia brutto di per sé all'interno del gioco, è una cosa che fa parte di GTA Online e fa parte comunque di un gioco. Quelli che parlano di bullismo su GTA Online sono sempre ignoranti come le capre. Non sono questi i problemi di GTA Online, non sono questi i problemi di bullismo su GTA Online. Mi fanno sempre veramente incazzare queste cose perché chi le scrive fa finta di essere un esperto, capisci? O magari non fa finta, ma si atteggia come se fosse un esperto, capito? Il bullismo su GTA Online è un argomento molto complesso, perché GTA Online è un gioco che ti dà la possibilità di fare migliaia di cose diverse in modi diversi. Il vero bullismo sono quelli che uno vanno da un altro giocatore, lo killano, poi gli scrivono rip, noob, non so, lo offendono, noob ancora no, perché vabbè non è un insulto, ma lo offendono, lo invitano in party, insultano, e ce ne sono tanti, tanti di questi episodi, ma davvero tanti.
gente che completamente a caso ti invita in party, ti inizia a offendere. Io, magari essendo uno youtuber, essendo un po' conosciuto, è ovvio che riceva odio da gente completamente a caso, ma a volte mi capita di trovare gente che non mi conosce, che magari è di altri paesi, che mi inizia ad insultare. È successo anche ultimamente con un tedesco, ci ho fatto il video. Questo è il vero cyberbullismo di GTA Online, non la crew di giocatori vestiti da alieni che va a uccidere gli altri, ammazzate, dai! Gente che perché l'hai battuta, perché hai fatto una kill, perché semplicemente gli stai sulle palle, magari ti dossa, quindi ti fa cadere la connessione, in poche parole. E per dossare oggigiorno non ci vuole un cazzo, veramente un cazzo. E sentir parlare di bullismo riguardo queste cose, veramente non lo sopporto, non lo sopporto, perché non è bullismo quello, il vero bullismo io lo conosco, chi gioca veramente su GTA Online lo conosce, perché questi non so bulli poi. Appena arriva un tryhard, appena arriva uno che sa giocare, questi possono essere anche in 20, perdono, non sono bulli, sono semplicemente giocatori che fanno la stronzata, va bene, la stronzata di gruppo, si mettono insieme, si vestono da alieni e vanno a uccidere gli altri, fine. Questo è quanto. Io spero che abbiate compreso ciò che volevo dire, dovevo per forza parlarne, dovevo per forza dire la mia, perché sono insopportabili quelli che fanno passare sta cosa per cyberbullismo. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima!